Bonjour. Bonjour. Stiamo andando a fare la spesa con tanto di bimba. Di pupa. E moscerino. E se riesco faccio qualche ripresa e vi porto con noi a fare la spesa. Quale prendiamo? Quelli, quali? Gli abbracci? Tipo gli abbracci. Ah, i savoiardi, buoni. Ma no! Mazza, è difficile con una mano sola? Due, quattro, sei. Prendi anche uno di ricotta, va amore, che tanto l'altra la uso per la torta. C'è anche questo 1,89 della Winnie's. Quindi questo? È ammorbidente? Sì. Sicura? Sì, ne prendo due. Lo facciamo? Sì, dai che non pesano così tanto. Lo so, è quello che mi preoccupa. Finora voilà. Il bottino è questo. Il bottino anche Pannoluzzi. Pannoluzzi. Quale prendiamo? L'isoform, però lo devi prendere tu. Non riesco a... Oh. Sì, no, prendi quello disinfettante. Tornata a casa con il bottino, ci sono 3 mega buste di queste, della spesona fatta da Lidl. In realtà mancano ancora delle cosine, però andremo poi giovedì. Allora, valeriana, questa è la mia insalata preferita per eccellenza, perché è quella che riesco a digerire di più, diciamo. Quindi questa, poi ci sono 2 pacchetti, voilà. Spero vedete qualcosa, mi spiace, c'è pochissima luce. Posso provare ad accendere questa? Cambierà poco. Sì, cambia poco, però almeno mi illumina un po' più di qua. Spero cambi qualcosa. Poi ho preso questa lametta qui, in realtà è da uomo, però io quando utilizzo la lametta mi trovo bene con le 5 lame, quindi proprio quella da uomo, quella strong. E ho preso questa qui, della CN Men. Perdonatemi se non pronuncio sempre tutto perfettamente, fatevene una ragione, ogni tanto mi sbaglio anch'io, perché ho visto che il Kedar e il Cheddar ha avuto delle discussioni molto importanti sotto il mio video, che veramente ragazzi, cioè, voi non vi sbagliate mai quando parlate. Boh. Comunque, parmigiano, grana padano. Poi patatine, queste qua a forma di orsacchiottino per Fede, queste qui al bacon, sì, bacon, poi pannolini, 3 pacchetti di questi, non so tirarli fuori tutti e 3, comunque ci troviamo molto bene con questi qua della Loopilu, quindi se siete in dolce attesa, non sapete su che marca mirare e non cercate robe stracare tipo i Pampers, vi assicuro che questi sono super. Poi, quindi tiro fuori questi 3 qua, e poi dopo vado a sistemarli là nel fasciatoio. Poi scorta di gallette, ho preso gallette di riso come se non ci fosse un domani, 3 pacchettini da, diciamo, sostituire un po' al pane. Poi, qua ci sono tutti gli stickets che ci hanno regalato, che ci hanno dato ogni 15 euro di spesa, mi pare. Quindi abbiamo speso un po' e ce ne è andati un bel po'. Voilà. Sono praticamente delle cose da spesa, no? Quindi c'è la gallina, c'è il pollo, c'è il latte, c'è la busta, c'è il pomodoro, il peperone, tutte cose da mangiare. E vendono solitamente alla Lidl anche il frigo da aprire e metterci tutti gli stickies dentro, ma li avevano finiti, altrimenti lo prendevamo per farli ricollezionare.
carne per Nala della Orlando, con cui ci troviamo bene, ormai lo sapete, per chi mi segue ormai lo sa. Poi altra busta qui accanto a me, aspettate che me la avvicino. Allora, qui abbiamo croissant zuccherati che si è scelto Federico per la scuola, un altro di grana padano, una ricotta da 2,50 mi pare, 2,50. Qua c'è qualcosa che perde, non so cosa sia, ci sono delle briciole. Poi abbiamo preso il pollo fatto così, che ci piace molto, fatto al forno, i fusi di pollo, che poi in realtà non sono fusi, non so perché li chiama fusi, ma sono cosce mi pare, però vabbè, così. Poi abbiamo preso gli hamburger di scottona, di bovino adulto scottona, da fare stasera. Ci facciamo diciamo l'hamburger fatto in casa, diciamo versione salutare dell'hamburger, già che ho la salsa cheddar da provare della Degustabox. Poi una confezione di crescenza, poi abbiamo 2 litri di latte, questi qua sono di Milbona, sono buoni questi, poi hanno anche il tappo, molto comodo. Poi abbiamo preso i cordon bleu XXL di tacchino e pollo, per quando si è un po' di corsa o sempre appunto per Fede, a cui piacciono molto. Qua ho una scorta di carne, come se non ci fosse un domani, anche perché avevamo veramente finito tutto in frigo, quindi era da prendere. Poi qua ci sono gli spiedini, erano in super offerta. Poi questo maxi pacco di sottilette di formaggio fuso, quando capita che appunto voglio fare un toast per la merenda sempre di Fede a scuola, insomma sono comode da mettere, si sciolgono e viene un toast super buono. Poi carne Orlando di un altro gusto, mi pare che quell'altra era con pollame, questa è manzo e verdure. E poi questo maxi pacco di cornflakes semplicissimi, quelli normali di mais, appunto per me e anche per Ricky, che anche lui insomma vuole un attimino controllarsi, insomma senza proprio fare la dieta quella cattiva, no? Semplicemente essere un po' più attenti, mettiamola così. Qua c'è lo scontrino che vi mostro dopo e poi c'è l'ultima busta, aspettate che la prendo. Allora, nell'ultima busta ho preso le cialde compatibili con la mia macchinetta, la Dolce Gusto, sono le Espresso, era l'ultimo pacchettino, quindi le ho prese in tempo. Poi ho preso queste 2 confezioni ecoformato della Winnis, dovrebbe essere... A parte che è ipoallergenico, quindi mi piace come cosa anche per la piccolina. Vegan ok, eco natura, basso impatto ambientale, insomma tanta roba. 36 lavaggi con materie prime di origine vegetale da fonti rinnovabili, completamente biodegradabili, insomma. Mi sembrava una buona offerta, un euro poco più, quindi questo ve lo consiglio. Winnis poi è una buona marca. Solitamente fa prodotti concentrati, quindi credo che sia anche questo uno di quelli. Insomma, l'ammorbidente penso sia sempre concentrato, o forse no. Però, insomma, mi ispirava parecchio. Ne ho preso 2 confezioni, così per un po' sono a posto. Poi ho preso i Kinder fetta al latte per Fede, il formato convenienza da 7 Kinder. Yogurt magro e yogurt magro per me. Voilà. Poi ci sono 10 uova fresche allevate sempre a terra. Poi c'è... Fede si è voluto prendere i savoiardi da pucciare nel latte la mattina. Vabbè, ci teneva tanto, glieli abbiamo comprati. Poi
pane, abbiamo preso sia quello normale, sempre quello americano. Io tra questo del Lidl e quello dell'Eurospin preferisco quello della Lidl, lo trovo un pochino più buono, più umido, più, non lo so, più. E poi per me l'ho preso uguale ma integrale. Poi birretta per Ricky, per stasera che facciamo questi hamburger di scottona. Coca-Cola per Fede e per me, poca roba però giusto per aiutarmi magari a digerire. Poi Bioform Plus disinfettante, detergente per la disinfezione della casa, avendo un cane ogni tanto lo prendo quando mi ricordo, è praticamente come l'Isoform, ecco, però versione più economica. E poi ci sono i succhi di frutta preferiti di Fede, succo e polpa di mele e banana per la scuola, e il pesto che ci faremo io e Fede quando siamo soli, perché a Ricky non piace, quindi ci faremo una buona pasta al pesto. E basta, credo di avervi mostrato tutto, quindi adesso devo sistemare tutta questa roba. Io sono super emozionata, ve lo posso dire. Sono emozionata perché mi è appena arrivato un regalo poco prima di spacchettare la spesa. E non so se farvelo vedere adesso o a questo punto farvelo vedere magari nel vlog di domani, perché penso farò un vlog anche domani, sono indecisa. Sono sempre per te. Poi i colori nascono, i colori, so che ti amo.